Bene, siamo in istituto con Antonio Magras che con un gruppo di suoi collaboratori sta installando questo complesso sistema di ceramiche e di fili che rappresentano, credo, in un certo senso l'attività del tessere, non solamente forse i tessuti ma anche i destini. Questa immagine delle mani che toccano i fili mi ricorda molto quelle delle parche che toccano i destini dell'uomo. Antonio, vorrei chiederti intanto questa parte della tua attività che non è legata strettamente alla moda ma è legata direi a una creatività più ampia. Quando ha cominciato a svolgersi? Se è nata prima della moda, insieme alla moda? Come interagisce con l'attività di designer, di vestiti e di grande stilista? Ma in realtà quello che dico sempre è di essere uno prestato agli stracci, quindi non faccio distinzioni e che non ci sono confini per me tra arte e moda. In realtà il mio approccio è esattamente lo stesso, il mio istinto è quello di, come dire, dialogare, invadere, sconfinare in diverse discipline, e in realtà io ho sempre disegnato e pasticciato, ho sempre veramente, così come il titolo di una mia mostra in triennale, cioè nulla di essi in linea, cioè nessun giorno senza tracciare una linea, senza scrivere, disegnare, pasticciare, appunto, che è quello che io faccio, cioè il bisogno, l'urgenza di riempire taccuini e quindi di imbrattare, di sporcare, di intaccare pareti candide come questa del tuo istituto, nel quale sono così, così onorato e anche così eccitato e preoccupato nel doverlo così, così colonizzare con fili e ceramiche. È un mio modo di procedere, un mio modo di vedere le cose. E, sai, tessere e tessuto hanno veramente la stessa matrice, quindi il dialogo con i fili, il dialogo con le trame è sempre stato quello che comunque mi ha accompagnato. In realtà il poeta lavora con le parole, io lavoro con i fili. Certo, e con i colori. Sono bellissime anche le ceramiche. Come sono nate? Le ceramiche nascono da un debito che io avevo con Maria Lai. Maria mi voleva insegnare a fare la ceramica, diceva che avevo mani da artigiano, e quindi sono molto contento di questa cosa. Purtroppo poi è mancata prima che ci trovassimo per mettere le mani in pasta, e poi è successo che per una serie di circostanze sono arrivato a lavorare con un'azienda in Puglia che si chiama appunto Colì, con i quali io realizzo queste forme, questi elementi che poi mi servono per, come dire, lavorare, operare, per comporre questa sorta di pentagramma. Insomma, mi piace immaginare che questi fili poi producano un suono, che la materia poi racconti, come diceva e come mi ha insegnato Maria Lai, appunto, di ascoltare il suono e le cose, delle cose che pare non abbiano parole, invece poi ti raccontano un sacco di cose. Allora, io ho scritto per la tua, per questa mostra, un pezzo che ho mandato ieri, perché te lo dico perché sembra che se no sembra che io abbia copiato quello che tu stai dicendo, perché appunto dicevo che vedendo il progetto, sì, che a me pareva che tu dessi un suono ai fili. Grazie. È un suono, ed è un tema tra l'altro antichissimo questo, dell'idea di fili nascosti che producono un'armonia, perché il tema dei pitagorici, di questa raggiera di fili che pervade l'universo e che noi vediamo in piccolo all'interno, diciamo così, sì, dell'istituto. Molto bello è il tema poi delle mani, che ritorna più volte, mi pare. Sì, no, tanto le mani sono uno degli elementi, sono una delle mie ossessioni, nel senso che nei miei disegni o nelle ceramiche, appunto, poi vedrete, ci sarà uno sviluppo di mani ulteriore. In realtà tutta questa installazione è accompagnata da due performer che appunto compieranno un atto performativo, e che sono appunto Gabriel Da Costa e Francesco Napoli, accompagnati da un racconto vero e proprio fatto da Maurizio Ripa. Cioè Maurizio Ripa canterà a cappella tre brani che sono un po'
il mio modo di pensare, di raccontare. Io ho bisogno di una storia sempre, quindi ci sarà un pezzo, è un po' didascalica la cosa, ma secondo me è bella proprio per questo. C'è un primo pezzo che si intitola appunto Lacrime Napolitane, che è questa canzone struggente di questo emigrante che arriva appunto a New York, in America, e fa fortuna, ha dei soldi, ma purtroppo è lontano dalla famiglia, la notte di Natale, quindi c'è questo canto dove lui dice appunto: nonostante io abbia i soldi, voi siete lontani, quindi non vi vedo. Poi c'è che segna la partenza, quindi l'arrivo di noi emigranti che arriviamo in America. Poi c'è un momento dove Maurizio intona una New York, nella versione però non di Liza Minnelli, ma di quella che faceva dell'attrice in Shame, che è molto struggente, molto malinconico. E poi c'è l'ultimo pezzo che è l'addio, quindi la partenza, il ritorno, forse il ritorno nella patria, perché per noi che nasciamo in un'isola c'è sempre questa voglia, questa necessità, questo bisogno di andare restando. Come Ulisse. Esattamente. No? Poi c'è l'Ulisse dantesco che a un certo punto decide di partire proprio e li naufraga, ma se no Ulisse torna torna ogni volta nei suoi viaggi. E a me quello che ha affascinato oggi è vedere un creatore di moda come te, che uno si immagina perso tra i meeting di business, tra, così nel genere, preso dalla materialità del lavoro, dalla dimensione artigianale del lavoro. Sai, in realtà c'è un problema. Io non mi drogo, purtroppo, che è un... Non lanciamo messaggi. No, ma è molto concreta la cosa. Non gioco d'azzardo, quindi cioè, non ho così... Ho delle perversioni. Una di queste è la ceramica. Anziché andare dall'analista, ho optato per fare ceramica. È veramente un momento di incanto, un momento dove tu veramente entri in una sorta di altrove. La ceramica, come mi ha detto il vecchio veramente ceramista, ha detto: tu prevedi tutto, tanto il fuoco decide. Quindi solo dopo la cottura tu sai che cosa ci avrai in mano. E mi sembra molto bello che tu possa programmare, io peraltro sono anche ragioniere, ma non so fare un calcolo, non so nulla di numeri, quindi non riesco mai a programmare un qualcosa, ma una materia che puoi plasmare, che ogni volta che la tocchi ti dà sensazioni diverse, ti dà possibilità differenti, ti dà assemblaggi unici che non so se sono ripetibili, poi la fai cuocere, poi la smalti e anche dopo lo smalto, solo dopo la cottura vedrai che cosa succede, con un approccio da ignorante, perché io non so niente di ceramica, ma mi muovo come sempre con l'incoscienza che mi accompagna, e questo fa sì che io non mi ponga veramente nessun limite. Quindi io vedevo la faccia di Giuseppe Colì, che è il ragazzo che mi assiste in tutto questo, che mi accompagna in questo viaggio, sconvolto all'inizio, perché io gli chiedevo di fare delle cose e lui diceva: ma non è possibile, facciamole, poi capiremo. Io faccio 20 immersioni per un oggetto, che di solito ne fai una, deve essere perfetto, io le faccio con gli avanzi, con i residui, sporcando tutto, poi incidendo, così, insomma, e questo è il risultato. E quindi sono veramente, come dire, un primitivo che si approccia a questa materia invece raffinata, straordinaria, insomma, che altri hanno trattato in maniera meravigliosa. Sì, e poi artigianale anche, non solo la ceramica, cioè la materia, ma il modo in cui tu stai strutturando questa installazione, perché c'era un progetto, ma tu non segui i tuoi progetti. Ma non è possibile. No, io faccio delle cose su carta, ma poi, voglio dire, è il luogo, sono gli angoli, i dettagli, i colori che qui ho trovato, perché mi avete mandato tutto, foto, piantine, così, ma questi lavori, sempre e comunque, quando io ne ho installato uno in galleria a Milano da Rossella Colombari, c'è un altro progetto per una casa molto importante, mi ha chiesto uno di questi telai, ma io più che
progettare su carta, devo vedere la parete, devo vedere i luoghi, devo vedere veramente le dimensioni, le strutture. Qui peraltro è una scala che ti avvolge, che ti accoglie, certo, che ti abbraccia, quindi insomma, ecco, vorrei che i telai, i fili e le ceramiche proprio accompagnassero in questo abbraccio le persone che arrivano qui. Bellissimo, dai, stai dando un senso anche a questa architettura. Io pensavo che l'installazione finisse qua. Io non so se tu hai intenzione di... No, inizia qua e finisce su. Finisce su. Tranquillo, ecco, mi espando così, sono molto maleducato. È poco così. Ma scusami, e con i vestiti è un po' più complicato perché tu non vedi le persone che li indossano. No, però con i vestiti è più complicato ma anche più semplice, perché i vestiti sono prima disegnati, poi... Il disegno va dato a una modellista che realizza in tridimensionale quello che tu hai disegnato nel piatto. E quindi dove ci deve essere chiaramente una, come dire, un amore, un'intesa, un'affinità che va quasi oltre l'amore, perché altrimenti ci si può veramente accoltellare. Questo permette che il tuo schizzo venga, come dire, realizzato, e lì ci sono gli sdifettamenti, le cose. Altra cosa invece è lavorare sul manichino, cioè quando tu lavori con, come io faccio, con frammenti, con residui, con cose che io assemblo, metto, ricompongo, e poi faccio tutto il lavoro che è quello un po' da animista, cioè raccolgo tutto quello che viene scartato. Ho dei pusher che mi chiamano e mi dicono: ho 50 giacche della... insomma, l'ultimo era delle giacche di un'orchestra ungherese. E gli ho detto: ma mandameli subito. Quindi mi ha mandato queste giacche, queste smoking, dismessi ormai così, consunti. Le ho fatte lavare, disinfettare, smontare e rimodellare sul nostro modello. Quindi, insomma, e aggiungendo delle parti in damasco, quindi insomma è proprio questo che mi piace. Questo lo faccio con i parco, lo faccio con i pantaloni militari, cioè con tutto quello che di solito viene scartato, viene messo via, io lo riprendo in qualche modo, do nuova vita a questo sarà il tema tra l'altro dell'anno prossimo per noi, il tema di un'economia circolare, di un riciclo che non è semplicemente un riciclo nel senso di utilizzare una cosa ottima che poi è decaduta e utilizzarla per un prodotto di seconda qualità, certo, ma anzi è un atto, esattamente, assolutamente, ecco, quindi... esattamente. E siccome in questo processo ci sono credo almeno 20 passaggi, cioè dall'acquisto della cosa al lavaggio, allo smontaggio, al riassemblaggio e al ricamo, io utilizzo per questa operazione, per queste cose, una serie di donne che erano quelle che facevano i corredi per le figlie e poi per i nipoti, che io ho, come dire, traviato e portato su ricami fatti con una cosa che chiamo malpunto, che è una sorta di ricamo fatto quasi sbagliando i passaggi, che per loro all'inizio è stata una tragedia, perché loro hanno una perfezione e un rigore tale in ogni punto che sembra veramente fatto a macchina, non a mano. Per cui farle sbagliare volutamente è stato veramente un esercizio di che solo un pazzo come poteva così provare a fare. In realtà ci sono riuscito dopo tanti anni, insomma, e questo è quello che succede, cioè il far, come hai detto, portare non un oggetto vecchio, quindi sminuirlo ancora, quindi svenderlo, anzi no, dargli veramente dignità e portarlo invece elevarlo. E questo è appunto è il punto di una nuova idea di riciclo, secondo me, che è fondamentale. E secondo me tu hai anche un'altra cosa bellissima che si vede già qui, ma che si vede tantissimo nei tuoi abiti, è l'uso del colore. Io non so che colori usi, ma certe volte si ha l'impressione di vivere in un mondo un po' di poliestere, quando poi si vedono i tuoi vestiti sembra di ritornare alla terra, non so. Ragazzi, è una cosa molto bella. In realtà il colore è la cosa più difficile da usare, perché la gente si veste di nero ed è protetta ed è, come dire, sicura, non sbaglia, certo, e soprattutto, come dire, dialoga con un universo che si veste così. Quindi c'è una sorta di nero che omologa tutto, certo, oppure eleva tutto, poi dipende dal nero. Però comunque il nero, il non colore, è una cosa che ti protegge e ti fa essere
proprio perfetto. Non hai Milano problemi. E New York sono identici. Per esempio, ma tutto il mondo poi è identico alla fine, perché poi tutto il mondo ha gli stessi negozi, le stesse cose così. Poi invece quando si tocca il colore veramente bisogna essere molto coraggiosi. Coraggiosi, coraggiose nell'indossarlo, bisogna essere molto sicuri se il colore comporta poi abbinamenti, accostamenti ancora più forti e audaci, che il nero invece proprio non ha, perché qualsiasi cosa, anche stravagante, nera, come dire, è sempre contenuta, il colore anche piccolo esplode. Certo, ma tu fai una ricerca anche sul tipo dei colori, cioè che colori usate? Ma no, intanto voglio dire, io ho una predilezione per il Bordeaux, c'è un rosso che io faccio da sempre, che tende al Bordeaux, che è un po' un'arteria, che è un po' una vena, che è un po' una sorta di cordone ombelicale, che è quel rosso, quel cordoncino rosso che è dentro i miei abiti da sempre, che li rifinisce, li profila, che quel cordone, quel filo, quel nastrino che in realtà annodava e avvolgeva quelle che erano le foto, quelle che erano veramente gli scapolari, quelle che erano veramente i ricordi che chi partiva dall'Italia. Io ti parlo per esempio di una emigrazione molto forte negli anni 50, gli amici di mio padre partivano per emigrare in Argentina. Ah, sì. E quindi ho queste foto che ho conservato di questi amici su questi grandi piroscafi che partivano e avvolgevano con sé tutte le foto dei familiari, dei cari, con questo nastro rosso. Quindi questo nastro rosso per me è una sorta di legame di sangue, una sorta di cordone, come dire, come ti ho detto, ombelicale, e questa appendice che non si taglia mai, che è sempre appunto, che lega sempre il punto di partenza a un punto d'arrivo, ma soprattutto lega il punto di partenza al viaggio. Il viaggio è la cosa, è quello che fa la differenza, cioè è il viaggio dove si compie tutto, poi c'è un approdo, c'è un arrivo, c'è una destinazione, ma poi da lì si riparte comunque, quindi è solo una tappa, ma il viaggio secondo me è la cosa importante. E il viaggio sarà anche il tema in un certo senso della performance, perché se è vero che il titolo, io l'ho visto, è Aporia, Aporia è l'idea di un orizzonte che non si chiude che mai. Non si chiude mai, assolutamente, di una cosa che non si conclude mai, di una cosa che non è mai finita. In realtà ci sono appunto questi due performer che dialogheranno esattamente con dei telai, per cui c'è questo, come dire, questo provare a tessere delle trame e quindi ad allontanarsi, ma poi inevitabilmente a ricongiungersi e a riavvicinarsi. Bellissimo, perché io credo che ci vorrà un po' di immaginazione anche da parte di chi vede la performance, immaginando che questo dialogo con i telai, nei telai ci sia lo spirito di tante donne che li hanno utilizzati nel passato, quindi c'è un dialogo tra presente e passato. Grazie Antonio. Grazie a te, veramente, grazie di questa opportunità. Grazie.